Siamo con Coach Russo al termine di una partita a dir poco entusiasmante, sia per il Martina Franca che per la Grow. È stata una bella partita, combattutissima dall'inizio, e voi avete dato non poco filo da torcere all'Agropoli. Abbiamo provato a giocare una partita intensa difensivamente, soprattutto difensivamente, infatti siamo riusciti ad abbassare quella che era la media punti di Agropoli di 15 punti, avevano una media di 90 punti fatti a partita ed era quello che volevamo. Il peccato è l'aver non avuto quella lucidità necessaria nel finale, quando loro poi sui tiri liberi sono riusciti ad avere quei punti più facili. Abbiamo tenuto Agropoli a un 3 su 16 da 3 punti, che penso che sia frutto soprattutto di una grandissima intensità. Abbiamo lasciato ad Agropoli dei tiri costruiti con grande fatica, che era il piano partita che volevamo. Sapevamo di avere di fronte una squadra attrezzata per vincere il campionato, a cui faccio i complimenti. Sono contento e orgogliosissimo dei miei ragazzi, sono veramente contento di questa squadra, della reazione, del modo con cui interpretiamo le partite. È chiaro che dobbiamo essere più bravi per riuscire a vincere anche queste partite, perché noi ci proviamo sempre per vincere, ad essere lucidi nei momenti finali. Mi dispiace proprio l'aver perso un po' di lucidità nei momenti topici, dove l'indice delle palle perse, frutto anche di una buona difesa di Agropoli che con una fisicità importante tendeva a chiudere l'area, non ci ha permesso di giocare e rifornire soprattutto i nostri giocatori interni, soprattutto sui roll. Siamo stati molto più pazienti e bravi nel riuscire a trovare soluzioni andando avanti, sapendo che dovevamo stanare Agropoli dall'area per riuscire ad avere dei tiri buoni. Però ripeto, sono orgogliosissimo di questa squadra, so di poter contare su un gruppo di grandi uomini, e il poter esprimere e ricevere complimenti sui campi di squadre attrezzate per vincere ci rende contenti. Chiaramente non piace a nessuno perdere, vogliamo provare a vincere assolutamente, ma da domenica siamo già proiettati adesso a domenica, perché noi abbiamo bisogno di pensare sempre una partita per volta. In caso di presentazione, sia Paternostro che Delia avevano detto che eravate una buona squadra, si sapeva d'altronde con i vostri risultati. Io oltre alla difesa ho visto un grande attacco, soprattutto il numero 8 Bruno, ha tirato con delle percentuali altissime. È un giocatore, un mio amico poco fa mi diceva: se avessimo quel giocatore in squadra come tiratore lo vinceremmo veramente il campionato. Lui come tanti altri è un giocatore importante nella squadra, lo ripeto sempre, nella misura in cui funziona il sistema. Ognuno di noi deve riuscire a dare il piccolo contributo per esaltare poi il giocatore. È chiaro che avere dei giocatori di riferimento è importante, ma nelle varie prove, nelle prime 6 partite, noi abbiamo dimostrato di poter alternare spesso prestazioni buone di tanti giocatori, quindi sono contento e tengo a sottolineare che funziona il sistema squadra. La difesa è l'esaltazione del sistema squadra, fa vedere quanto sacrificio c'è da parte di tutti, perché altrimenti non funziona, ne basta uno e non funziona. Allo stesso modo l'attacco contro una squadra che non ci voleva dare assolutamente canestri facili, quindi l'andare avanti, il resistere ci ha permesso poi di trovare tiri un po' più aperti, era quello che volevamo. Siamo stati bravi ad esaltare più giocatori, ma io terrei a sottolineare comunque 3 uomini in doppia cifra con un punteggio basso, quasi 4 uomini, che è un po' la costante del nostro rendimento. Mastroianni, Bruno e De Marco, credo. Sì, Mastroianni, Bruno e De Marco. Abbiamo Salvatori che ha cominciato benissimo, poi condizionato un po' dai falli ha avuto difficoltà. Chiaro che con la fisicità Agropoli ha provato a chiudere l'area, e quindi i rifornimenti agli interni, soprattutto sugli scarichi, sono stati più difficili. Un plauso va ad Agropoli, che giustamente ha preparato una partita, e al mio amico collega Antonio Paternoster. Io sono un po' rammaricato di alcuni episodi nel finale che probabilmente potevano essere un po' più premianti per noi, però torniamo a casa con grande soddisfazione. Un'ultimissima cosa, giusto per la doppia espulsione ha condizionato un po' anche un po' il nervosismo, poi per fortuna è rientrato tutto dal terzo quarto. Noi purtroppo certi episodi capitano, non c'è neanche bisogno di commentare. Il ragazzo ha chiesto immediatamente scusa a tutti, perché purtroppo ha perso la testa. Era una partita agonisticamente carica, sapevamo che l'agonismo avrebbe potuto alzare un po' i toni, ed era una partita che stava andando su toni discretamente agonistici sia da un lato che dall'altro. Non so l'episodio, non sono riuscito a decifrarlo per bene, credo che ci sia stato
sicuramente nervosismo, dobbiamo essere bravi anche a controllare questo. Poi è tutto rientrato. Comunque coach, complimenti per il prosieguo, è stata una gran bella partita. È stato un vero spettacolo, un bellissimo spettacolo. Credo che chi sia stato qui si sia divertito e abbia visto una partita carica, molto importante, e credo che questo sia uno spot importante per la pallacanestro, per la Serie B, e credo che questo girone stia esprimendo davvero delle importanti realtà che credono in determinati progetti in maniera diversa. Noi su un progetto giovani, Agropoli con un progetto di mix tra giovani e senior, puntando chiaramente a vincere il campionato, è una cosa. Agropoli in questo momento è la squadra da battere insieme a Bisceglie, quindi credo che sia assolutamente in diritto per Agropoli poter pensare a questo. Noi ci continueremo a provarci, continueremo a sudare e a pensare sempre una partita per volta per la salvezza. Grazie a coach Russo e complimenti. Complimenti ancora, grazie. Grazie a coach Russo e complimenti.